Bentornati in questo nuovo video. Oggi sfideremo la Club Executive di Italo versus l'Executive del Frecciarossa. Più che altro li metteremo a confronto e vediamo quale sarà meglio. Iniziamo col provare l'Executive del Frecciarossa 500. Adesso scenderò a Bologna e prenderò il Frecciarossa 88-19, in cui c'ho il posto in Executive, come potete vedere. Andiamo. Come sapete, io ho sempre riportato i video singolarmente sia nell'Executive del Frecciarossa che quella di Italo. Questo fine settimana ho preso l'andata nell'Executive del Frecciarossa e il ritorno nell'Executive di Italo, proprio per confrontarli in un unico video. Sono appena arrivato alla stazione di Bologna Centrale in superficie, attendiamo il mio Frecciarossa 500. Mi sono posizionato sotto la carrozza numero 1, ovvero l'Executive. Piccola precisazione, non confronterò i prezzi delle due Executive perché le tratte sono completamente differenti. Infatti l'Executive del Frecciarossa me la sono fatto da Bologna a Pesaro, mentre quella di Italo da Bologna a Roma Tiburtina. Una volta arrivato a Frecciarossa sono subito salito. La carrozza è composta da 8 comodissime poltrone. Io mi sono diretto verso la mia e mi sono sistemato. Ok, siamo appena partiti e stranamente le luci sono spente qua. Vabbè, meglio così per quanto riguarda i viaggi notturni. Mi metto comodo, reclino la poltrona. La poltrona permetteva una bellissima reclinazione, il che rendeva tutto più comodo. Intanto mi hanno appena portato il menu cena, adesso scelgo cosa prendere. Comunque apriamo. Nel menu c'era una vastità di roba da scegliere. Io secondo me vado col solito, cioè petto di pollo e la mozzarella di bufala campana. La carrozza Executive è composta da 8 larghe poltrone e devo dire che sono comodissime. Ah no, ecco che si sono riaccese le luci. Il personale è molto accogliente perché appena mi sono seduto sulla poltrona mi hanno subito portato il menu Executive che adesso mi stanno preparando, tra l'altro. Intanto apriamo il nostro tavolino così ci facciamo trovare pronti per la cena. Grazie. Direi che posso mangiare anche perché sto morendo di fame. Il pollo è stato buonissimo. Adesso passiamo alla mozzarella di bufala campana. Vi giuro ragazzi, sono pasti davvero top sul Frecciarossa. Subito dopo ho ordinato un dessert di Carlo Cracco. Ok, l'unica scelta disponibile era questo dolce qui di Carlo Cracco, che non so nemmeno come si chiama, però per me è ottimo così, va bene così. Adesso lo mangiamo. Quello le posate se le ha fottute, quindi lo dovrei mangiare così. È un qualcosa di buonissimo. Ditemi quello che volete, ma Italo non batterà mai i passi del Frecciarossa. Vi giuro che sono pienissimo. Il bello è che sto andando anche a una festa di 18esimo e dovrò mangiare ancora. C'è un problema, abbiamo accumulato 20 minuti di ritardo e io devo andare a un 18esimo. Questi 20 minuti davvero mi sono fondamentali per me. Devo andare in provincia di Pesaro e a me mi danno un passaggio. Cioè, non voglio fare figure di merda e arrivare più tardi per... Mi sono appena fatto portare un altro dessert di Carlo Cracco per la mia ragazza. Ok, siamo quasi a Rimini, io la corsa la termino a Pesaro. Perfetto, eccoci a Rimini, stiamo recuperando per fortuna, siamo a più 12 minuti. Frecciarossa 88-19. Il treno arriverà a Bari Centrale. Stavo dicendo, in termini di comfort e servizio ragazzi è top. È ora di abbandonare l'Executive. Questa è la business area silenzio. Stasera il viaggio in Executive è stato proprio top ragazzi. Vabbè, passiamo a domani. Giorno 2, mi trovo alla stazione di Bologna Centrale Sotterranea. Tra poco arriverà il mio Italo treno AGV e salirò in Club Executive. Io inizio a scendere al binario. Allora, il mio treno è questo delle 18:52, Italo treno per Roma Termini, scendiamo. In attesa del treno ho filmato qualche Frecciarossa in transito e qualche macchinista simpatico ma anche lampeggiato. Carrozza 1. Città 99, 90.
Ok, il treno è quello, sta arrivando. Il tremino alta velocità 99.6. Ok, la vedo un po' pienotta la club. Questo che vedete è il mio posto singolo. Il comfort ci stava, anche se non mi ha emozionato più di tanto. Questa era la reclinazione massima del sedile. Devo dire che l'ambiente ha dei bei colori rispetto all'executive del Frecciarossa, che sono molto più freddi. In più l'executive dell'Italo c'aveva dei tablet in cui è presente il portale d'Italo, per esempio per vedere le serie TV o i film, da quanto ho capito. Passiamo alla parte dei pasti. Su Italo è possibile scegliere delle focacce oppure dei panini con delle bevande. Panino prosciutto caldo. Bene, il vegetariano. Grazie mille. Il panino era buonissimo, ma non si può chiamare pasto per cena, era veramente troppo piccolo secondo me. Ovviamente lo spazio ce l'avevo, ma non era spazioso quanto il Frecciarossa. C'è da dire che Italo c'ha anche la club in versione salottino, composta da 4 larghe e comodissime poltrone. Io ci viaggerei molto volentieri, ma a parere mio la cifra che chiede questo salottino è troppo alta. Una delle ragioni per cui non mi piace è che sul sito sta scritto che viaggi in massima privacy, quando in realtà dopo che chiudi la porticina di vetro, al di sopra e al di sotto è scoperto, quindi pure facendo una semplice telefonata, al di fuori si sente. Siamo in arrivo nella stazione di Roma Termini, termine corsa del treno. Alla fine il viaggio con Italo non è stato così male, infatti se dovessi dare un voto darei 7 su 10. Il punto debole di Italo è il prodotto che offre, per esempio sul personale non ho nulla da dire perché sono stati gentilissimi in tutti i sensi, mentre come prodotto intendo per esempio i pasti, il catering dedicato. Magari si potrebbe migliorare il servizio dando qualcosa in più, qualcosina in più, per esempio ok sulla parte dei panini, ma magari un dessert, qualcosa di più, una scelta più ampia come quella del Frecciarossa. Infatti per il Frecciarossa se dovessi dare un voto darei 9 su 10. Anche sul Frecciarossa il personale è stato gentilissimo, in più mi ha offerto di tutto e di più, quindi non mi posso lamentare. Detto questo, fatemi sapere anche un vostro parere nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video.